Ok, bravissimo. Adesso però prova a suonarmi il pezzo da questa battuta, la numero 24. Ah, ok. Sì. No, però aspetta, non so come fa. Ricomincio da capo. Questa è la solita vecchia storia. Si pensa di conoscere alla perfezione il brano, però appena il maestro ti chiede di suonarlo a partire da un'altra battuta o un'altra parte del pezzo, tutte le sicurezze crollano. E tu conosci abbastanza bene le forme dei pezzi da poterli suonare partendo da qualsiasi parte? Quasi tutti i brani musicali sono composti da una serie di sezioni organizzate e la successione di queste sezioni crea quella che è la forma del brano. Prima di iniziare a imparare qualsiasi pezzo, devi essere sicuro di conoscerne la forma. Perché? Perché quando lo imparerai risparmierai molto tempo, sarà più facile impararlo a memoria e quando dovrai esibirti per qualcuno sarai molto più sicuro. Per esempio, alcuni studenti non si accorgono che all'interno di un pezzo ci sono parti che si ripetono più di una volta o che magari sono quasi identiche a una parte vista all'inizio con delle piccole modifiche. Si mettono quindi a rileggere tutto e dopo un quarto d'ora si rendono conto di aver perso un sacco di tempo inutilmente. Cerca quindi di saltare le parti che già conosci e hai già studiato, concentrati invece su quelle che ti mettono più in difficoltà. Anche la memorizzazione diventa più veloce, infatti non ci sarà più un brano lunghissimo di 20 pagine, ma una serie di piccole sezioni che si susseguono secondo una logica precisa. Dal vivo quindi non rischierai più di perderti, di non sapere più dove ti trovi, sarai più concentrato e ovviamente suonerai molto meglio. Se invece suoni jazz, conoscere bene la struttura è vitale. Certo, i pezzi di solito sono brevi e molto semplici, ma quando si ripetono in loop durante l'improvvisazione è facile rischiare di perdere la bussola e rovinare tutta l'atmosfera. Qual è il modo migliore quindi per imparare la forma di un brano? Ascoltarlo, 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 ascoltarlo. Naturalmente non intendo l'ascolto superficiale o distratto. Devi stare molto attento, individuare ogni sezione e attivare quello che è l'ascolto analitico del musicista. Da oggi in poi, quindi, non ignorare più le forme dei brani.